Ciao a tutti, sono Martina e qui con noi di nuovo Silvia Mangano, che è la fondatrice di Calambur, e qua a spiegarci il nostro nuovo progetto. Ciao a tutti, sono qua per presentarvi il nuovo prodotto di Calambur ed è una pasta che cracca. L'abbiamo chiamata 3D Crackle Effect. È fantastica per creare un effetto materico screpolante e adesso vi farò vedere a Martina come usarla. Martina, per prima cosa daremo l'aggrappante, che è lo step 1 ed è il più importante, perché permetterà alla nostra pasta 3D craquelé di aggrappare alla superficie sulla quale andremo a decorare. Quindi il primo passaggio sarà usare l'aggrappante. Pennello. Perfetto. E daremo l'aggrappante su tutta la superficie. Questa è uno specchio che ho acquistato, è già finito, quindi non sto a carteggiare. Grazie all'aggrappante poi potrò far aderire il nostro colore di base. Ma quante mani dobbiamo dare? Una sola. Ok. Per proteggere il nostro specchio dall'incollaggio del decoupage, per evitare di sporcare lo specchio, andiamo a mettere un po' di scotch di carta sullo specchio. Tutto intorno, perfetto. Martina, adesso dobbiamo procedere con la carta, l'incollaggio della carta, perché il 3D Crackle Effect andremo a metterlo sul bordo della carta. Ok. Quindi prendiamo la carta, eccola qua, spostiamo il nostro specchio. Iniziamo a togliere la banda di bordo. Il bordo, esatto. Quindi una forbicina. Con l'acqua. Ok. Voilà. Martina, ora procediamo con l'incollaggio della carta di riso sullo specchio usando naturalmente la colla per decoupage Calambur. Perfetto. Come vedi, ho posizionato la carta e tengo con una mano la carta ferma come l'avevo posizionata prima e inizio a mettere la colla dall'alto, dove andrò a iniziare a posizionare la carta di riso. Poi l'eccedenza di carta l'andremo a tagliare in seguito con un cutter. Ah, ecco, ok. Ora Martina, ho preparato del colore acrilico, un oro ricco, e sarà la base sulla quale poi andremo a stendere la pasta 3D Crackle Effect. Allora lo metteremo questo oro nella parte bianca. Non ti preoccupare se vai anche un filo sulla carta. Posso anche sì, un assolutamente po'... sì. Ok, imprecisa. Vedi? L'aggrappante che ho messo in precedenza farà sì che il colore aderisca. Ma dopo che ho messo il colore, devo rimettere l'aggrappante? Assolutamente sì. Ok. Perché l'aggrappante che abbiamo messo prima avrebbe permesso al colore acrilico di aggrappare al nostro supporto e adesso dovremo rimettere l'aggrappante per far sì che il 3D Crackle Effect aderisca al colore. Ora Martina, procediamo con la stesura dell'aggrappante. Sì. Puoi andare tranquillamente anche sulla carta. Questo la proteggerà, farà da vernice. Ok. Non lesinare il prodotto. Posso metterne su. Certo, è meglio che l'aggrappante, è meglio che il 3D craquelé abbia una buona base di aggrappante sulla quale aderire. Ok. Questo aggrappante, asciugandosi, creerà una pellicola protettiva e diventerà completamente trasparente. Cara Martina, ora stenderemo il 3D craquelé su un piattino o su un piatto di
e lo lavoreremo qualche minuto per renderlo più malleabile. Ok. Ma Silvia, c'è solo di questo colore? No, esiste anche in altri colori ed esiste anche in bianco per poter creare dei colori pastello e il colore neutro che ci può servire per creare i nostri colori su misura con i pigmenti. Quindi posso fare il colore che voglio? Assolutamente sì, e sono tutti mescolabili tra loro e sono colori all'acqua, quindi non hanno bisogno di solventi e non ha bisogno soprattutto di nessun reagente per creare le crepe. Adesso vedrai. Allora, prendi il prodotto col retro della spatola, okay, e ne metti una piccola quantità sopra l'oro che abbiamo steso prima. Allora, meno prodotto darai, più piccole saranno le crepe, più prodotto darai, più grandi saranno le crepe. Quindi è bello in questo lavoro non essere perfetti, quindi creare un disegno differente dando meno prodotto in alcuni punti, più prodotto in un altro. Esatto. Proviamo. Scusami Silvia, ma quanto dobbiamo aspettare? Beh, l'effetto lo vedremo subito, nel giro di 5 minuti inizieremo a vedere l'effetto, perché se è completamente evidente bisognerà aspettare almeno un'oretta, ok? Fantastico, veramente bello. Diversamente dal classico craquelé, che sono due vernici che crepano, con il 3D craquelé effect abbiamo un craquelé materico, lo vedi? E come quindi è spessorato. Sì. Martina, ricordatevi che i passaggi fondamentali del 3D Craquelé Effect sono dare la grappante, sulla grappante dare la pasta 3D Craquelé e finire con il protettivo finale. Cosa fa il protettivo finale? Si lega con la grappante e fa in modo che queste scaglie di pasta che si sono screpolate non si stacchino e non vengano via. Quindi è importantissimo usare questi due prodotti che andranno a lavorare in sinergia legando la nostra pasta craquelé. Come puoi ben notare, il protettivo finale è molto liquido, sì, quindi è una resina liquida. Questa cosa farà? A differenza delle vernici finali degli altri prodotti, non andrà a riempire le nostre crepe, quindi non riempirà le crepe, ma asciugandosi andrà a quindi trasparente, assolutamente trasparente, sembra che riempa le crepe ma asciugandosi sparirà completamente questo effetto. Il protettivo finale è ottimo per finire qualsiasi tipo di lavoro, quindi anche sulla carta puoi dare il protettivo finale perché protegge il nostro lavoro nel tempo. Certo. Martina, il nostro lavoro è finito, complimenti, sei bravissima. Grazie a te per averci fatto vedere questo bellissimo lavoro. Direi che se vi è piaciuto, se è piaciuto anche a voi, di iscrivervi al canale di YouTube di Calambur e se vi va anche di condividere questo video e perché no anche di commentare. Grazie, ciao! Ciao! Per realizzare lo specchio floreale, Martina e Silvia hanno steso la grappante acrilico su tutta la superficie della cornice. Poi, dopo aver protetto lo specchio con del nastro carta, hanno ritagliato e incollato la carta di riso solo in alcuni punti. In seguito hanno colorato con del colore oro laddove non c'era la carta. Sopra il colore asciutto hanno steso uno strato di aggrappante sul quale poi con una spatola hanno steso la pasta 3D Craquelé Effect. Infine hanno ricoperto l'intera superficie della cornice con il protettivo finale.